due parole velocissime. Dentro c'è una galleria che porta a uno spazio dove ci sono tutte le progettualità e le pianificazioni. Dopo c'è questa mostra rappresenta tutto quello che è stato fatto e come era prima la situazione, e poi i progetti sulla quale partono i nuovi lavori e la pianificazione complessiva. Ma c'è anche un prima e dopo spesso per vedere, insomma, alla fine tutto quello che è stato fatto. Questa porta si riapre dopo 18 anni, tanto per dire. Qui poi ci sarà qui la tavola della riguardo città delle città, con tutte le sette città che abbiamo immaginato nel piano strutturale. La città euromediterranea internazionale produttiva, con i corridoi che sono previsti, la città d'acqua, che è con l'integrazione con il mare e con il sistema dei fossi, la città verde e resiliente, con la visualizzazione di tutte le corsie preferenziali che abbiamo pensato per il verde. Questo è tutto piano per la sì, arrivo subito, sì. Bellissima quella frase. Quella frase lì, di una città non può dire solo la risposta da Anatolio. Italo Calvino. Centenario di Italo Calvino. Questa l'abbiamo costruita con, in questo caso, il prima e il dopo, che vedete com'erano gli hangar creativi quando in quel giorno di Covid col motorino c'entra dentro, e come sono stati trasformati per diventare quello che sono. Qui c'è la visualizzazione del cubone, quello che in realtà è ciò che verrà in quella via, che mi sembra tutto tranne un cubone. Questo blocco centrale è invece il progetto dell'ospedale, della realizzazione del nuovo ospedale. E poi, insomma, qui questa è la zona di Porta al Mare, questo è l'intervento sulla cassa di espansione nuova che è stata fatta a protezione del quartiere di Borgo di Magrignano, e fase la lavorazione fino alla completa realizzazione. Poi ippodromo, scuole, piazza del Luogo Pio, e tutto a disposizione. Permanente a tal punto che la potrà utilizzare anche le prossime amministrazioni, perché se no diranno ha fatto la mostra, no, basta svitare e le prossime amministrazioni ci chiederanno. Guarda,